Prosegue a pieno ritmo il progetto dell'Avis di Fernate dal titolo Progetto Scuola, dove alunni divisi in gruppi vanno in ospedale per vedere da vicino come funziona la donazione attraverso le testimonianze dirette dei volontari e la consulenza di un medico, disponibile a rispondere a qualsiasi domanda e a chiarire tutti i dubbi dei ragazzi. Gli studenti si stanno moltiplicando in un circolo virtuoso di solidarietà che parte dalle mura scolastiche, gruppi di giovani volontari che escono uno o due volte all'anno dalle aule delle superiori con i loro insegnanti per donare il sangue. Questa volta a essere protagonisti sono stati i ragazzi del San Francesco di Sales che, dopo essere andati in ospedale, hanno piantato 3 piante nel loro giardino. Allora, oggi abbiamo iniziato questa mattina alle 9 con l'accesso del primo accesso dell'Istituto Europeo San Francesco di Sales dei ragazzi maggiorenni al centro trasfusionale per conoscere la processazione del sangue e fare lo screening per diventare donatori. Poi sono già tornati, quindi hanno già fatto lo screening e adesso stiamo proseguendo il programma con la piantumazione delle 3 piante, una pianta di melograno e 2 piante di alloro, simbologicamente rappresentano la vittoria della vita sulla morte attraverso la goccia di sangue. Noi presentiamo oggi anche il calendario Avis, che noi tutti gli anni come Avis Comunale di Città di Castello facciamo un calendario tematico. Quest'anno l'abbiamo dedicato al fumetto. Il dirigente ha poi evidenziato la peculiarità di questo progetto. Ma sì, è un'iniziativa molto molto interessante, finalmente arrivati all'ultimo anno anche loro possono sperimentare questa bellissima iniziativa, questa proposta della donazione del sangue, di capire bene come funziona e del bene che si può fare a tante persone. Quindi siamo molto contenti che hanno preso coscienza di questo, i ragazzi, lo ripeteremo.